Spero che il simposio rappresenti un momento di incontro e di confronto serio con le istituzioni e con la classe medica. Le polemiche e le critiche riguardo all'agopuntura dimostrano soltanto un fatto, che chi le fa o è disinformato o è in malafede. Ci sono al momento 25.000 articoli scientifici su PubMed, vi sono revisioni positive dell'agopuntura in Cochrane, e la Cochrane rappresenta in un certo senso così le evidenze migliori presenti al momento. Vi sono inoltre lavori anche sul rapporto positivo sul costo efficace dell'agopuntura. L'agopuntura è già inserita nei sistemi sanitari di alcune regioni, quindi è presente nelle regionali. La realtà è che c'è una disparità tra regione e regione, quindi a livello italiano ci sono cittadini che possono usufruire dell'agopuntura tramite il sistema, diciamo così, regionale, e altri non lo sono. Il mio auspicio è quello che si diffonda sempre di più, come avviene in altri paesi, e che l'agopuntura sia utilizzata nei suoi campi d'azione, eppure anche nei suoi limiti, in tutto il paese e quindi su tutto il territorio nazionale.